Ciao da lunadividlab.it, oggi riprendiamo la letteratura latina. Prima di parlare del nostro autore principale, cioè quello su cui ci soffermeremo un po' di più, che è Lucilio, dobbiamo almeno accennare ai due principali autori della tragedia latina dopo Ennio, cioè Pacuvio e Accio. Marco Pacuvio nasce a Brindisi nel 220 a.C. da una famiglia osca. Era il figlio di una sorella di Ennio. Visse a lungo a Roma, legato all'ambiente degli Scipioni. Fu ammiratore e continuatore di suo zio Ennio, imitandone nella lingua il colorito fortemente arcaico, i procedimenti retorico-stilistici funzionali ad una drammatizzazione altamente patetica, ed inoltre ne portò all'estremo la predilezione per i neologismi. Restò invece lontano dalle spinte culturali innovatrici proprie di autori quali Terenzio e Lucilio, nel medesimo ambiente scipionico. Lo stesso Lucilio criticò aspramente Pacuvio, ma anche Accio. Pacuvio scrisse quasi soltanto tragedie. Abbiamo infatti solo notizia di una raccolta di Sature, ma non ne sappiamo niente. Lavorò anche come pittore. In tarda età si ritirò a Taranto, dove morì poco prima del 130 a.C. Delle sue tragedie ci rimangono 12 titoli di coturnate, 7 delle quali riguardano vicende e personaggi del ciclo troiano. Il titolo di una sola pretexta, che è il Paulus, sulla vittoria di Lucio Emilio Paolo, padre di Scipione Emiliano, nella battaglia di Pydna del 168 a.C. Abbiamo complessivamente circa 365 frammenti per un totale di 450 versi. Per quel che riguarda gli aspetti, le caratteristiche delle sue tragedie, troviamo una predilezione per la riflessione filosofica, a volte caratterizzata da un amaro scetticismo. Questo forse per la sua frequentazione di ambienti culturali aperti all'influsso ellenistico. In molte tragedie i protagonisti rappresentano opposti valori e concezioni di vita. C'è anche un approfondimento psicologico dei caratteri dei personaggi. Pacuvio dà particolare risalto a quelli femminili, per lo più donne fragili e indifese e molto sfortunate. Altro tema che Pacuvio tratta è quello del conflitto generazionale tra genitori e figli. Una sua particolare caratteristica è che amava sorprendere il pubblico con effetti speciali e trovate sensazionali, come l'intervento finale del cosiddetto Deus ex machina, cioè la divinità calata in scena da un meccanismo teatrale. Mentre Ennio si era ispirato soprattutto a Euripide, i modelli di Pacuvio sono anche Sofocle, Eschilo e i loro continuatori di epoca alessandrina. Il suo interesse sembra rivolto soprattutto alle versioni meno conosciute dei miti o a vicende particolari. Per quel che riguarda invece la fortuna di queste tragedie, esse vennero rappresentate fino al I secolo a.C. ed ebbero influenza su Accio, Virgilio, Ovidio e Seneca. Pacuvio però, come dicevamo anche all'inizio, fu anche criticato per il suo sperimentalismo linguistico, già da Lucilio, ma poi anche da Cicerone e da Quintiliano. Nella tarda antichità della sua opera si perdono le tracce. E passiamo a Lucio Accio, che nasce nel 170 a.C., a Pesaro, ed è figlio di un liberto. Visse a Roma dove fu protetto da Decimo Giunio Bruto Callaico, console nel 138 a.C. Fu legato ai gruppi aristocratici conservatori, dei quali celebrò gli ideali. Lucilio gli scaglierà contro le proprie critiche beffarde, essendo invece lui voce libera e moderna delle posizioni politico-culturali del circolo degli Scipioni. Accio fu anche protagonista del Collegium Poetarum, cioè l'associazione professionale dei poeti che si riuniva nel tempio dedicato ad Ercole e alle Muse. Ebbe una forte personalità ed era pienamente consapevole delle sue importanti capacità poetiche e della notorietà che aveva raggiunto. Scrisse tragedie e alcune opere di erudizione letteraria. Infatti era esperto in questioni grammaticali, antiquarie, linguistiche, cronologiche e letterarie. Morì non molto dopo l'86 a.C. e fu l'ultimo grande tragico. Infatti dopo di lui la tragedia romana si avvia lentamente verso la decadenza. Basta pensare che nel 55 a.C., molti anni dopo la sua morte, per l'inaugurazione del primo teatro in muratura di Roma, cioè il Teatro di Pompeo, venne rappresentato proprio un dramma di Accio.
conosciamo una cinquantina di titoli di tragedie e frammenti, per 740 versi complessivi. La maggior parte sono tragedie di ambientazione greca e toccano i principali miti. Ebbero probabilmente minore fortuna le sue opere di vasta e varia erudizione, alle quali si dedicò con l'intento di acquisire il ruolo di poeta filologo di stampo alessandrino, figura che era considerata ormai l'ideale di intellettuale seriamente impegnato. Si occupò fra l'altro di grammatica e ortografia, di problemi di cronologia letteraria e di autenticità. Abbiamo scarse notizie di 4 opere, delle quali rimangono 33 frammenti. Si ispirò a tutti e tre i grandi tragici greci, ma ebbe una maggiore predilezione per Sofocle, in particolare nel suo concentrare in modo praticamente esclusivo l'attenzione su di un unico possente personaggio, contrapposto ad un destino catastrofico che cambia radicalmente la sua esistenza. I suoi personaggi sono quindi veri e propri supereroi tragici, che sono stati indicati dalla critica quali rappresentanti del cosiddetto titanismo acciano, una specie di superuomini mitologici sottoposti a passioni e sofferenze sovrumane. A questa esasperazione drammatica della narrazione corrisponde una esasperazione dell'espressione linguistica e dell'elevatezza stilistica, cioè c'è una grande abbondanza di figure retoriche e soprattutto nelle parti dialogate. E inoltre, la lingua introduce neologismi fortemente espressivi.